Ciao, eccomi con questo nuovo video sulle ombre. Che cosa sono le ombre? Le ombre sono quelle parti di te che si attivano in certi momenti quando accade qualcosa in particolar modo che va a risvegliare una tua ferita, qualcosa che ti fa ancora male e mette a nudo una parte di te che magari non è totalmente in luce. Che cosa voglio dirti sulle ombre? Beh, intanto che non dobbiamo soffocare le nostre ombre, è bene permetterci di vederle, di ascoltare come noi ci sentiamo quando queste ombre si attivano, quando vengono alla luce, appunto. Ed è anche importante proprio portare l'attenzione su queste ombre. Teniamo conto che quando queste ombre si attivano è perché una ferita è emersa. E quindi è importante andare a lavorare su quella ferita e su quelle informazioni. Intanto, se conosci la Divine Connection e se non la conosci, ti suggerisco innanzitutto di leggere il libro, che puoi trovare su Amazon, di leggere il libro per utilizzare il metodo, perché il metodo è molto veloce, molto efficace e puoi iniziare, no, a lavorarci autonomamente, perché nel libro è spiegato tutto il metodo. Quindi se tu vai a lavorare intanto su quelle che sono le tue sensazioni, le tue emozioni, che sono connesse appunto a queste ombre che vengono alla luce in alcuni momenti, questo ti aiuterà intanto a sentirti molto molto meglio, molto più leggero. E una cosa importante è che tu potrai proprio andare a scovare in quelle ombre il dono che nascondono. Sì, perché le ombre, in realtà, se tu vai a fondo, oltre ad una ferita che magari emerge, quindi ti fa soffrire, nascondono anche delle tue qualità, delle tue particolarità che non hai permesso finora di far emergere, che non sono ancora emerse o parzialmente o totalmente. Quindi, nel momento in cui tu porti luce all'ombra e l'ombra si trasforma, vedrai emergere in te delle qualità, delle caratteristiche, dei doni che prima non riuscivi a far emergere, che prima magari non sapevi neanche di avere. Quando noi andiamo proprio a trasformare i nostri punti di dolore, emergono delle capacità, dei punti di forza, anche a livello proprio di carattere, di come noi ci comportiamo nelle varie situazioni della vita, che non immaginavamo neanche facessero parte dei nostri comportamenti. Quindi, senza fare tanto sforzo, nel momento in cui si attiva una di queste ombre, non cercare di scappare, di reprimerle, di allontanare le situazioni per forza. Vai piuttosto a portare luce in quel punto di dolore per lasciare che si possa trasformare. Ricorda che per trasformare una zona d'ombra basta anche una piccola luce, una candela portata in una stanza buia trasforma una stanza buia in una stanza che non è più buia. Quindi nel momento in cui tu porti attenzione, porti luce in quella situazione, portare luce vuol dire intanto ascoltare la situazione, permettersi di vedere quella situazione e poi se hai lo strumento della Divine Connection, significa anche andare ad espandere tutte quelle sensazioni spiacevoli che tu puoi arrivare a provare in quei momenti. Nel momento in cui tu espandi tutto questo, tu immaginati una coltre di fumo nero, comincia ad espandere, ad espandere, ad espandere, ad espandere, alla fine non c'è più il fumo nero, alla fine lasci emergere quel dono nascosto, quel punto di luce che era nascosto proprio da questo fumo. Quindi tu magari l'hai coperto, l'hai nascosto questo dono per difenderti. Nel momento in cui tu lasci espandere tutto questo fumo e lasci emergere quel tuo punto di luce, quel tuo dono, vedrai apparire nella tua vita delle qualità che non sapevi di avere, delle modalità di comportamento che tu non pensavi neanche di poter avere.
e ti trasformerai nella tua versione più luminosa, più capace, più forte, ma non forte di forza di imposizione o di lotta, una forza interiore. E quindi questo ti farà sentire molto più sicuro e molto più in pace. Ti auguro una bellissima giornata. Al prossimo video. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e vai sul canale YouTube Patrizia Setteducati e iscriviti.